Sveglio o no? Sì, c'ho la batteria a mezza scarica, quindi sbrigati. Accendi la registrazione. Sta già registrando. Oh, perfetto, allora io sono a Firenze. Domenica sono in internet, la aspetta, domattina. Aspetta, no, sì, tanto andiamo. Sì. Allora, domattina prendi un treno, cioè tra circa 3 ore, e ci vediamo a Bologna. Io vengo in tempo a Firenze, l'ho già preso, e domenica ci vedi con te. Siamo lì 2 giorni. Domani che cazzo di giorno è? Venerdì. Se tu preso il treno non puoi dirmi di no. Perché? Perché almeno ci vediamo a Bologna, che è bellissima, no? Ne approfittiamo. Vai. Ci stai? Vai, sì. Vai, tra quanto devo partire? Il treno. Aspetta, no, tra quanto devo partire? Alle 8, tra 2 ore. Non dico che minuto sia tra hai, un'ora. Hai 2 ore per prepararti, muoviti. Ma io voglio dormire. No, dormi sul treno, non rompere. E cosa ci guadagno io? Non ci guadagni niente, 3 giorni meravigliosi insieme. Va bene, però un'ora l'altra letta, fammela dormire. Se vuoi dormire un'ora, ma basta che ti svegli. Se non ti svegli ti ammazzo. Beh, ci vediamo a Bologna. Secondo me sta ubriaco. Però vabbè, non possiamo dirgli di no. Andiamo. Anzi, che cazzo, andiamo, io dormo un'altra ora. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro. Io ragazzi sto pensando adesso, ma se fosse un troll tutto questo, cazzo in caso sarei cascato alla grande, però non è da Stefano. Buongiorno amici, siamo a Bologna. Ora non so se in realtà quello di Stefano è un troll o meno, perché mi ha detto che sta in piazza della medaglia, che sarebbe questa qua. Quindi non credo che sia informato per trollarmi, o meglio. Spero, però in tutto questo non si trova. Non ci voglio credere. Cazzo, ma non era un troll? Orologio. Cosa? 3 ore ci hai messo per arrivare qua. Alle 6 ti ho detto parti per le 9 qua, e se alle 10 sei in ritardo. Capisci che non ho mai chiesto di venire dall'altra parte di Milano, ma chiesto di andare a Bologna. Tutto questo, che stiamo a fare a Bologna? Cioè, qual è il tuo piano per oggi? Ci facciamo una bella giratina. E? Cazzo ne so, non lo so. Ma che cazzo ne sai? No, aspetta, veramente. Non lo so. Vabbè, raga, niente. Benvenuti in questo nuovo video e benvenuti a Bologna, appunto. Siamo un giorno, sì? Mezza giornata. Stiamo una notte, cazzo. Va bene, se ci piace ci tratteniamo un giorno. Che belli viaggi da Sminut, ragazzi. La situazione è la seguente: stiamo usando da un'ora senza una meta, senza un obiettivo, e lo zaino sta cominciando a pesare. Quindi abbiamo deciso di fermarci questa notte e abbiamo preso un Airbnb qua in zona. Ok, questo qua è l'appartamento, ragazzi. È composto da 2 stanze, di cui una, questa qua che c'è la cucina, è un letto, e la camera da letto, che in realtà è anche abbastanza carina. E poi vabbè, c'è il bagno, c'è Stefano adesso che sta cagando. E niente, questo è tutto. Ci è costato circa 25 euro a testa a notte. Il totale era 110, però considerando che siamo in centro a Bologna, infatti siamo tra Piazza Maggiore e la stazione, e considerando che l'abbiamo preso praticamente un'ora fa, è onesto. E anche quest'oggi le previsioni ci prendono domani, perché infatti le previsioni stamattina dicevano che oggi avrebbe piovuto e che ci sarebbe stato brutto tempo, mentre in realtà c'è il sole e fa anche abbastanza caldo, quindi direi che possiamo uscire. Dove andare? Andiamo a vedere Bologna, no? Dove andare? Improvvisiamo. C'è qualche tuo amico che è di Bologna? Luis. Vai, chiama Luis allora. E facciamo uscire 5 cose da vedere qua a Bologna quest'oggi. Allo. Luis? Ciao. Ti disturbo? Sempre. Allora senti, premetto una cosa, sono a Bologna con Tudor. Consigliaci 5 cose da vedere, magari anche posti dove andare a mangiare o... Allora, vai, no. Ce l'ho, numero 1, corri. Vai. Salire però, sì. Tudor, mi raccomando. Vai. Tipo 300 scalini. Vabbè, scalare. Dai, che ci fa? Anche il cibo. Vabbè, lì c'è il gelato. Ok. Ok. È un posto per dei tortellini buoni buoni? Beh, ti consiglio Leonida, Fattoria Leonida. Ok. Che è la fine del mondo. E poi stasera magari andiamo a prenderci un aperitivo sotto le torri, lì sotto i portici. Ci sta. Tardi, grazie mille. Grazie. Ciao. A dopo, ciao ciao. È fatta, dai. E dai, allora. Ci abbiamo anche una lista delle cose da fare. Scarsa la connessione qua, Airbnb, 50 mega in upload. Meglio di casa nostra. Ok, stiamo scrivendo le cose che ci ha detto Luis. E oltre a visitare la torre, mangiare i tortellini e vedere Piazza Maggiore, cos'altro c'era, Stefano? Il gelato, Tudor. Gelato. E infine? Boh, quello che ti pare. Ah, era prendere un aperitivo sotto le torri. Buona. Oggi che giorno è? 13 aprile. Ecco qua la nostra missione di oggi, ragazzi, che assieme a Stefano affronteremo. E poi affrontiamo. Pare che dobbiamo fare chissà che cosa, invece dobbiamo solamente mangiare e vedere una torre. Le grandi missioni di Klaus e Stefano. Dai, cominciamo. Vale, è il primo step che abbiamo fatto. Più su, di più in alto, più giù. Ale,
Portami a mangiare. Tortellini o gelato? Tortellini. Direi. 7 minuti a piedi. Ancora. Mi scherzando. Siamo in giro da 45 minuti, ragazzi. Ste, stiamo avvicinando, Ste. Dovevamo girarci. Cosa leggi lì sopra, Ste? Vittoria dal Leone. Salve, cerchiamo un tavolo per due. Lo cerca lei o lo cerco io? Grazie. Ammazza. Ci sono 30 primi, andiamo nei 3 in totale. Una testa da smezzare e un altro di mezzo. Volevo chiederle una porzione di tortellini in brodo, una porzione di lasagne in con ragù e le tagliatelle al ragù. Ok. Grazie. Prendiamo. Io al secondo canale a questo viaggio. E io alla canzone che sta per uscire. Buonissimo. Secondo round. Tagliatelle al ragù e lasagna. La lasagna è buonissima. E anche questa è fatta. Dai, ce ne mancano solo 3. Ce la possiamo fare. Arieccoci, sono fatte le 4 e siamo, ragazzi, davanti alla nostra terza missione, perché infatti siamo alla gelateria a Funivie. Abbiamo raggiunto anche Luis. Che bella la cartolina. Ecco, questo l'abbiamo fatto in base alle tue cose, eh? Sì, sì. Ma non sono certo dei 300 scalini, questo fortunatamente vi è piaciuto. Sì. Essere fermati dai fan. Ci manca il gelato, la torre e l'aperitivo. Ce la possiamo fare. Mi spiace, Stefano, che tu sia intolerante al lattosio. Anche a me. Dai. Mi spiace un sacco per il mio organismo. No. No. Grazie mille. Dai. Oh. Per la sera di anno vieni a casa nostra che ti proviamo cosa da mangiare. Dai. Allora, ragazzi, parliamo di sfiga. Te le cerchi, non è sfiga. No, ragazzi, parliamo di sfiga, perché sono riuscito a rompere un iPhone X in 24 ore quasi. Allora, un paio di giorni fa, ragazzi, con l'iPhone X ho comprato per una settimana, anzi da Pasqua ce l'ho, ci ho fatto un boomerang nella vasca da bagno, perché ero convinto che fosse waterproof. E a me testa mi sono detto, se il 7 e l'8 lo è, l'X perché non dovrebbe essere waterproof? Lo metto nell'acqua, lo calcio fuori, le due fotocamere non funzionano più. E già gli ho detto, molto strana questa cosa. Chiamo l'Apple Store e mi dicono, no, guarda, non è waterproof il telefono. E gli ho detto, cazzo. Adesso l'ho appoggiato 2 minuti qua per fare un timelapse qua davanti, e di punto in bianco è cascato. E adesso non si accende neanche più, nel senso, ok che non devo metterlo là, però quanto cazzo è fragile sto telefono, cioè non c'è neanche un graffio, non c'è nulla, però funziona, perché sempre che si tolgo il silenzioso sento la vibrazione. Mo prendine e compri un altro. Oh, ma che cazzo è? Vediamo se c'è l'Apple Store, dai. Boom, 100 metri, right. Meglio di Deliveroo. Lol, andiamo un attimo. One hour later, il sole si è dato e niente, abbiamo preso un nuovo iPhone, un altro. Dai, intanto conoscendo ti ritorno una settimana. No, mica, adesso mi grato perché veramente non ce la faccio più a cambiare questi telefoni. Se non zuppi nell'acqua non è un biscotto, eh. Cazzo, sto video potrei chiamarlo, ho rotto l'iPhone X, ho comprato un iPhone X e l'ho rirotto. Ho preso 2 iPhone X in una settimana, cioè, guarda raga, aspettatevi il titolo clickbait a manetta proprio. Anche perché purtroppo lo swipe tra i telefoni non è stato gratuito, infatti mi hanno chiesto più di 400 euro. E nonostante voi abbiate visto tutto questo in 3 secondi circa, tra swipe del telefono, rottura del telefono, vi assicuro che di mezzo è stata un'ora di attesa e di brutte parole contro la Apple, perché veramente non può un telefono con una caduta di 1 metro rompersi in questo modo. Cioè, il mio vecchio iPhone, ragazzi, era cascato minimo 40 volte e non si è mai fatto nulla. Cazzo, questo da 1 metro si è rotto. D'ora in poi sarò molto molto più attento, promesso. Siamo tornati alla piazza delle Due Torri. Il problema è che mi sa che è un po' tardi, nel senso, volevamo salire per la 4ª missione ma si sono fatte le 8 ed è chiuso. Quindi ci toccherà farò domani, e domani faremo anche l'aperitivo perché ormai è tardi, quindi sai che adesso torniamo a casa. Eh sì. Sabato 14 aprile, sono le 5:20. È la nostra giornata come è cominciata. Ti ho appena rotto il bottone dei pantaloni, mi stanno cadendo. 2 giorni a Bologna, sono già ingrassato. Sono 23 euro. Ti comprai i jeans o ti li fa l'armadio oggi? A questo punto mi faccio l'armadio, no? Comprati così a caso sono più belli di tanti pantaloni che ho scelto in un pomeriggio intero. Nada. Io mi sa che copro questa camicetta molto quascella. 30 minutes later. Facciamo conto unico tanto. Ora conto unico. Grazie.
Stefano, c'è un problema. Mi sono fatte anche oggi le 7, abbiamo fatto una bella passeggiata. Non abbiamo bloccato un cazzo. No, il problema è un altro, le due torri. Quando le vediamo? Ormai la prossima volta che torniamo, dai. Cerchiamo oggi almeno di prenderci un aperitivo, così facciamo un'altra missione. E anche oggi le due torri le scaliamo domani. E anche questa è fatta. Dove siamo, Stefano? Siamo una papparetta dietro le due torri. E comunque siamo venuti a due seghe, eh. Questo programma domattina, dopo... domattina. Sì, però perché vedete, queste cose potevamo farle anche in tre ore, non seria una giornata intera. E anzi, due giornate. Domattina però andiamo, promesso. Shit. E infatti indovinate cosa abbiamo fatto la mattina seguente? Bravi, abbiamo dormito. Più che altro quella mattina si era messo a piovere, quindi siamo detti, senti, facciamo la prossima volta, va? E quindi purtroppo questo primo episodio di questa nuova serie, sì, scusatemi, però questa qua, ragazzi, sarà una nuova serie delle cartoline, si conclude così. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi da casa mi raccomando lasciate un bel like e superiamo i 30.000 like. Vi ricordo che in descrizione troverete l'indirizzo per mandarmi le vostre cartoline e mi raccomando compilatele con 5 cose che posso andare a vedere in quel posto. E niente, mi raccomando sbrigatevi a mandarmele, anche perché a maggio sono abbastanza libero, quindi potrei fare qualche viaggetto così a caso. Ah, tengo a precisare che, ragazzi, non serve che mi mandate cartoline di New York, Las Vegas o comunque posti dall'altra parte del mondo, perché comunque io in un paese bellissimo, quindi non mi serve che gli mandate per forza solo cartoni dall'altra parte del mondo. Mandatemi anche i posti dove voi abitate. Bella!